Agrimed seconda giornata, l'incontro con una delegazione di buyer cinesi all'interno dello spazio dedicato alle masserie didattiche. I delegati hanno molto apprezzato la genuinità, i sapori dei prodotti di Puglia. Noi abbiamo invitato una delegazione appunto di operatori economici cinesi perché come Camera di Commercio di Siena, insieme all'Enoteca Italiana, insieme alla Regione Toscana, abbiamo organizzato questa, diciamo così, questa collaborazione, istituendo proprio un ufficio a Shanghai con l'obiettivo chiaramente di incrementare i rapporti di scambi economici tra l'Italia, in questo caso specifico, insomma, Siena e la Toscana e chiaramente la Cina. Una delegazione cinese qui ospite alla 77esima Fiera del Levante e soprattutto nel padiglione dell'agricoltura e alle masserie didattiche. Cosa ne pensate? L'impressione è molto buona perché ha visto tante categorie dei prodotti in questa fiera. E comunque grazie all'organizzazione della Regione Enoteca Italiana questa è un'opportunità anche per loro, preziosa, primissima esperienza per visitare una fiera così. Avete apprezzato di più dei prodotti d'eccellenza italiani? Comunque questo gruppo sono composti da importatori e operatori di vino e food e allora si interessano molto specialmente il vino, olio e anche i formaggi dei tipici biscottini, quelli di Puglia che hanno appena assaggiato. Vi andrebbe bene allora l'idea di fare questo, di realizzare questo in Cina, nella vostra terra? Secondo lui da ora in poi la Cina avrà una grande domanda per i prodotti agroalimentari italiani, quelli di buona qualità, perché comunque anche in Cina si trovano dei bei prodotti, però non sono sufficienti per la domanda del mercato e allora secondo lui si importerà tanti prodotti italiani. Quindi possiamo dire arrivederci in Cina? Senz'altro, e anche spera che voi potete venire in Cina a vedere come il mercato cresce per i prodotti italiani in Cina. Grazie.